Aggiungerei che su questo tema forse anche una riflessione organizzativa, lo dico intanto Angelo Roboto, che è il collega direttore generale del Piemonte che è in sala, ma poi lo dico anche agli altri colleghi che non li vedo. Un contenitore organizzativo dentro l'agenzia dove collocare questo tipo di attività che oggi non ha nemmeno visibilità, probabilmente vale la pena di pensarlo. Quindi molti spunti, molte cose interessanti, sempre in ottica di prospettiva, quindi anche gli elementi da considerare nella pianificazione del prossimo periodo. Pascale e Alessandri ci parlano di una banca dati sui siti inquinati, tema bellino, una sua storia anche questo. Tema di lunga data, sì, un po' più arido di quello sul suolo, ma siamo in due così magari vi annoiate di meno. Ovviamente con me c'è Barbara Sandri che rappresenta un po' le cinture nere riguardo alle banche dati sui siti inquinati o contaminati, perché hanno lunghissima esperienza e quindi ovviamente non potevamo fare a meno di coinvolgerli in questa, con piacere, in questa presentazione anche nel gruppo. Vabbè, prima di tutto perché uno dice vabbè, ma con tante cose che ci stanno da fare dovete fare una banca dati sui siti inquinati con tutto questo casino, e devo dire che è la stessa cosa, che lo stesso commento che hanno fatto il 90% dei direttori quando io ingenuamente mi sono presentato al tavolo dicendo ma scusate, forse si potrebbe, vabbè, insomma è stata, ho penato molto ma alla fine li ho convinti anche un po' barando, diciamo, però siamo partiti. Perché lo dobbiamo fare? Perché comunque noi come sistema produciamo un sacco di dati, un sacco, specialmente sui siti contaminati, ci abbiamo l'annuario, ci abbiamo il rapporto delle aree urbane, tematiche, e poi perché ovviamente c'è una rete a livello europeo che ci chiede periodicamente un aggiornamento sullo stato d'avanzamento, ma anche perché comunque questi dati sono utili per altri tipi di azioni. Ci sono appunto gli accordi di partenariato sui quali la Presidenza del Consiglio sta lavorando e ci ha chiesto di fornire dati, piuttosto che banalmente le interrogazioni parlamentari o meno banalmente le commissioni di Camera e Senato o degli altri enti. Una banca dati, queste sono cose che abbiamo, sono state un po' dette già nella mattinata, però le ripeto sinteticamente. In sostanza ci sono delle criticità, nel senso che noi come ISPRA chiediamo periodicamente al sistema di fornire dei dati. Spesso persone diverse di ISPRA chiedono a persone diverse del sistema di fornire dei dati, spesso secondo canoni diversi, utilizzando nomi diversi, definizioni diverse, e quindi il risultato è che abbiamo una mole di dati che non si parlano fra loro, che non usano gli stessi termini, non hanno le stesse definizioni, e quindi diciamo abbiamo degli indicatori che non sono confrontabili fra loro, ma come detto anche questa mattina non rispondono alle richieste dell'OCSE né alle richieste delle normative. E poi ovviamente tutto questo si riflette nella difficoltà di fornire dati e informazioni che abbiano un minimo di omogeneità e raziocinio. Ma ci abbiamo avuto, cioè a prescindere da Fabio Pascarella e da qualche altro personaggio del sistema, ci sono delle campagne d'allarme anche da parte comunque delle autorità, che, nel senso che nella reazione della Commissione parlamentare del maggio 2015 il Ministero ha chiesto alle regioni di fornire dati sullo stato d'avanzamento dei siti contaminati nelle regioni, e quindi ha chiesto lo stato di implementazione dell'anagrafe, il numero dei siti contaminati, vabbè, quello che vedete nella diapositiva nella sostanza. Vi dico solo che per rispondere a questa richiesta del Ministero le regioni sono state interpellate 3 volte consecutive, e per dignità non vi riporto la tabella che è in uscita, nel senso che è una tabella piena di asterischi, nel senso che ovviamente ogni regione risponde per quello che sa, quindi siti di interesse nazionale, asterisco, il Lazio indica questi, il Piemonte indica questi, secondo definizioni diverse. Il secondo campanello d'allarme deriva da un prodotto del nostro sistema, da un gruppo di lavoro, il 26 perché non si ricordasse, che appunto riguarda il titolo del quale è verso un core set comune di indicatori del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Questo che ha prodotto anche un bellissimo manuale nel quale sostanzialmente per ogni indicatore
vabbè, qui abbiamo anche un nostro collega che ha curato, il coordinatore, e magari lui nelle domande saprà spiegare meglio di me cosa è successo. Però nella sostanza, analizzando gli indicatori per quanto riguarda il tema siti contaminati, si è notato che c'è, come immaginavamo, una sostanziale disomogeneità, che gli indicatori sono desunti in maggior parte dall'anagrafe regionale dei siti, e soprattutto che gli indicatori che noi abbiamo nel sistema, diciamo, non rispecchiano l'effettiva ricchezza del dato che c'è nelle regioni. Noi, diciamo, come sistema, quindi abbiamo anche un articolo del testo unico ambientale che prevede che noi definiamo, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per l'ambiente, i contenuti della struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità. Questo è stato fatto una volta sola molti anni fa, devo dire probabilmente da gente che di siti contaminati non ne masticava tanto, perché comunque ci sono delle cose che evidentemente non tornano, ci sono dei dati che evidentemente non aiutano a descrivere e ad aiutarci nel descrivere. E quindi cosa abbiamo pensato? Ci siamo permessi di pensare di fare una banca dati condivisa, ma non vogliamo fare una banca dati che si sovrappone alle innumerevoli banche dati. Vogliamo cercare, ma questo ovviamente abbiamo formato una rete di referenti. In questo caso la principale differenza è che questi referenti regionali sono stati indicati dai direttori delle ARPA, a differenza dei precedenti che noi contattavamo singolarmente sulla base dei numeri di telefono che avevamo nell'agenda piuttosto che delle email. Questi sono dei colleghi che sono stati definiti dai direttori, e quindi, diciamo, c'è una certa ufficialità, e quindi abbiamo anche una certa consistenza del dato che ci viene fornito, possiamo avere confidenza del dato che ci viene fornito. Quindi l'obiettivo di questa rete referente è costruire una banca dati che abbia un quadro completo, ma che non si sovrapponga alle anagrafi, che ci permetta di raccogliere dati velocemente, costantemente e secondo dei criteri semplici, e fornire anche degli standard ovviamente. Noi non vogliamo interferire con le anagrafi, come abbiamo detto, vogliamo creare una sorta di scatola di passaggio fra le anagrafi e un database nel quale noi tentiamo di indicare quali sono i nostri indicatori principali e le nostre informazioni. E appunto l'obiettivo è quello di disporre di un set di dati omogeneo e consolidato, con una posizione di indicatori stabili, cioè che non cambino di anno in anno, perché a chi piace consultare l'annuario si accorgerà che di anno in anno i dati sui siti contaminati cambiano, cioè nel senso gli indicatori sono diversi, i numeri non tornano, neanche le somme tornano, ecco, volendo fare una cosa, vabbè, ma diciamo prima responsabilità nostra. Attualmente, diciamo, i dati che noi abbiamo sull'annuario di quest'anno sono quelli desunti dalle informazioni del Ministero dell'Ambiente, sui quali noi abbiamo fatto un'ulteriore verifica anche fruendo del rapporto costruttivo che abbiamo col Ministero, perché noi siamo qui tutti i giorni in pratica, perché facciamo appunto supporto al Ministero sulle procedure sui siti contaminati, e quindi abbiamo un buon rapporto. Ma notiamo come nella maggior parte dello sviluppo areale noi non abbiamo dati, in sostanza. Cioè, e poi abbiamo queste tre differenze: avanzamenti del piano di caratterizzazione, della bonifica e del procedimento. Quindi, diciamo, abbastanza miseri, se possiamo dire. Quindi noi a questo punto, per arricchire questo tema, abbiamo due strade, no? Abbiamo condiviso con i colleghi della rete. O continuare sulla strada che abbiamo sempre fatto, cioè dire vabbè, ma Fredessa, abbiamo utilizzato questi indicatori, proviamo a portarli avanti. Ma ci siamo accorti che comunque non rispondono a, diciamo, alle richieste che ci fa JRC, o meglio Comunità Europea tramite JRC, non rispondono ai quesiti dell'articolo 151 che abbiamo citato prima, e poi soprattutto consentono valutazioni parziali, nel senso che su questi dati non abbiamo nessuna indicazione sulle attività inquinanti, sulle tecnologie, sui costi e così via. Così sono superati da prodotti che sono esposti da enti che non sono nel sistema, Legambiente, Confindustria. Qui ognuno ci ha dati sui siti, ma non si capisce da dove li prendono, perché in teoria dovrebbero prenderli da noi 10 minuti, a metà, preciso. E quindi, diciamo, in effetti c'è un problema, a mio avviso. Cioè, qui ci sono dei dati che nessuno però ha mai fornito, perché poi se uno chiede all'agenzia, ma si taglia i dati voi, tutti fanno buchi, ne so chi ha preso. E quindi abbiamo tentato di cominciare una strada nuova. La strada nuova è una proposta di database,
di database con alcune voci principali che trovate qui: stato d'avanzamento, stato di attività potenzialmente inquinanti, contaminanti principali, tipologie di attività inquinanti, tecnologie di bonifica e costi. Adesso non vi sto qui perché questo è già un argomento abbastanza. Quindi come la facciamo questa banca dati? Abbiamo deciso insieme di fare una prima fase che ci consente di rispondere alle esigenze, alle scadenze del 2017, che sono la fornitura di dati per JRC, per l'annuario, per le tematiche in primo piano, e quindi abbiamo detto: di questa banca dati enorme e ricchissima che vogliamo fare, prendiamo le cose che noi già abbiamo, che quindi sulle quali possiamo ragionare e possiamo anche esercitarsi, capire quali dati sono disponibili, quali non sono dati disponibili. E poi invece in una fase successiva ragionare sui contenuti del database volare a medio e a lungo termine. Quindi, ecco, questa è una cosa sulla quale ci siamo incagliati subito, tanto per essere chiari. Nella nostra rete già è sorta una polemica, poi se riunioni fatte in videoconferenza sono una cosa pietosa. Comunque, a parte questo, comunque noi siamo bravi e riusciamo comunque. Quindi il primo scoglio è stato questo: è possibile fornire dati su attività potenzialmente contaminanti senza avere una definizione certa, specialmente a livello europeo? Perché il JRC ci chiede di fornire questi dati, ma non ci dice che sono questi dati. Quindi noi possiamo sparare tutto quello che ci viene in mente. E poiché, vedendo l'ultimo rapporto di JRC, la domanda che ci siamo fatti ha subito una risposta, cioè una casba completa, perché qui si vede la stima dei siti potenzialmente contaminati in Europa, e ci sono delle cose che visivamente non tornano. Allora, che il Belgio abbia possibili potenzialmente contaminanti per abitante della Serbia o di vedo che ne so, per esempio qui non, la Francia, e poi non parliamo della Gran Bretagna, sulla quale sarebbe da fare un discorso, esatto. Poi sarebbe stato un discorso. Comunque, vabbè, abbiamo deciso di fare questa banca dati. Adesso io qui non mi dilungo, così passo la parola a Barbara, che sicuramente sarà più incisiva di me nella parte della sostanza. Quindi noi per adesso pensiamo di fare tre tabelle: una che riguarda totale siti coinvolti in procedura di bonifica, sulla quale abbiamo già incassato la disponibilità dei colleghi regionali, una sui siti di procedimento amministrativo in corso, in cui abbiamo le varie fasi, poi ovviamente ognuno riempie quello che ha, poi a mano andiamo avanti, ma sappiamo che abbiamo questo riferimento per gli anni successivi e un sito di procedimento amministrativo concluso. Qui passo la parola a Barbara. Allora, incisa nel raccontare un'esperienza, perché ringraziamo dell'invito io e i miei colleghi di ARPA Toscana, del SIRA. Effettivamente noi a questa tematica abbiamo lavorato dal 2010, quindi insomma abbiamo sviscerato il problema da tempo. Siamo cintura nera, ma per questo non siamo assolutamente perfetti, anzi credo che siamo molto lontani tuttora dalla perfezione dello strumento. L'approccio nostro è stato fin dall'inizio quello di costruire uno strumento che fosse di supporto anche al monitoraggio dal punto di vista della regione, ma anche dei colleghi nei dipartimenti delle strutture ARPA. E quello che abbiamo vissuto noi è stato quello di uniformare le 10 banche dati delle anagrafi provinciali, perché in Regione Toscana la Regione aveva delegato alle province l'anagrafe e quindi la banca dati. E sicuramente, ecco, quello che dalle prime due riunioni che abbiamo fatto nel gruppo di lavoro è emerso è la necessità di uniformare il linguaggio e uniformare e semplificare forse anche i dati che ad oggi costituiscono le varie anagrafi regionali. Quindi i primi tre punti che abbiamo messo a fuoco sono sicuramente la mancanza dell'aggiornamento delle linee guida APAT del 2001, che si traducono nell'articolo di cui parlava Fabio, cioè il comma 3 del 251, dove prima si leggeva APAT, ora si legge ISPRA, e quindi quello che questo gruppo di lavoro dovrà fare sarà sarà quello di andare a riprendere e rivedere le linee guida APAT del 2001, dalle quali sono nate tutte le banche dati regionali in tutta Italia, o provinciali o altro.
Ad esempio noi, sulla base di quelle linee guida che erano del 2001, abbiamo riscontrato la necessità di aggiornarle alla luce del decreto del testo unico del 2006, quindi un altro problema che andrà discusso e affrontato insieme sono tutte le possibili infinite miriadi di interpretazioni che sono nate dopo la linea guida del 2001 all'introduzione del 152. Perché già la sola definizione di sito contaminato, penso ci si potrebbe stare tipo una settimana, anche con 10 ore al giorno, a discutere. Noi l'abbiamo fatto con le 10 province e noi in Toscana siamo arrivati a un'interpretazione regionale toscana, che però non è detto magari possa essere condivisa e accettata o semplicemente insomma esportata in altre realtà. E quindi con l'introduzione dell'analisi di rischio a livello di rappresentazione della realtà dei procedimenti di bonifica ha introdotto una grossa differenza, con tutto il problema di potenzialmente contaminato, e su quel tema delle attività potenzialmente contaminanti io credo che se mai andrò in pensione forse sarò sempre lì che si ragiona su come fare a individuarle, perché sono 9 anni che sto dietro a questo e vedo che in Toscana ancora, quindi io confidavo nell'Europa, perché quando appunto è venuto fuori la richiesta da Ionet, il primo sussulto è stato, ce lo diranno dall'Europa, e invece no. Al di là appunto dell'aggiornare queste linee guida, sicuramente le varie interpretazioni che sono nate negli anni necessitano di trovare un vocabolario comune, e appunto l'abbiamo già visto da questi primi incontri. E vocabolario più comune è altri contenuti, dati, ruoli e flussi sono gli oggetti che riteniamo siano da discutere e da mettere sul tavolo di discussione con tutti. E noi ad oggi appunto saremo cintura nera, ma siamo imperfetti, perché quello che abbiamo costruito è un sistema informativo, quindi una banca dati che già prevedeva che fossero attivati dei flussi e che ci fossero dei soggetti che contribuivano ad aggiornarla senza troppa fatica, ognuno portando il proprio chicco di riso nella cesta della banca dati. E di fatto su questo ci sono ancora delle criticità, però speriamo che semplificando i contenuti e i dati, chiarendo bene quali sono i ruoli dei soggetti coinvolti nella produzione, gestione e validazione dei dati, e chiarendo bene quali sono conseguentemente i flussi, e già i 3 commi del 251 sono pieni di dubbi su questo, perché la regione predispone avvalendosi del supporto delle regioni, delle ARPA, di ISPRA, insomma noi sicuramente sono cose da definire. Qui manca un'immagine saltata. È quello che insomma fa parte del nostro sistema informativo. Il sistema informativo che qui c'era uno schema che stava a rappresentare una banca, è un contenitore, diciamo, quindi la banca dati è un contenitore all'interno del quale sono inclusi i siti interessati i siti in bonifica inclusi nell'anagrafe. Quindi questa commistione tra livello tecnico e livello anche amministrativo noi l'abbiamo dovuto tenere presente in modo molto forte, perché comunque a livello di normativa regionale l'inserimento o meno di un sito in anagrafe e il riconoscimento dello stato di contaminazione ovviamente determina dei vincoli dal punto di vista urbanistico, perché poi tutto si traduce in quello. Brevemente, il sistema informativo così come noi l'abbiamo pensato appunto prevede sia una sezione destinata ai soggetti pubblici della pubblica amministrazione, che sono quindi tutte la regione, comuni, e prima erano le province e i dipartimenti ARPAT che accedono al sistema per aggiornare la parte più amministrativa, mentre quello che abbiamo fatto è stato quello di informatizzare la modulistica che abbiamo visto è già presente in modo molto simile, ma non
esattamente corrispondente in altre regioni come in Lombardia, in Umbria, nelle Marche. Quindi dalla notifica di potenziale contaminazione, che in questo caso è un modulo che viene compilato online, fino a tutte le fasi che sono qui schematizzate, delle misure preventive, della caratterizzazione, analisi di rischio e intervento di bonifica. Per ognuna di queste fasi, le abbiamo così chiamate, dell'istruttoria, è previsto un modulo che vada a raccogliere i dati corrispondenti a quella fase. E questo è un meccanismo che alleggerisce dalla raccolta di dati tecnici e analitici, che sono quindi di competenza, che sono nelle mani dei soggetti proponenti del procedimento di bonifica. Altra realtà invece che nella banca dati appunto non stiamo gestendo è la parte relativa alle attività potenzialmente contaminanti, quelle che dicevamo prima, anche se in Toscana sono delle attività sulle quali è previsto che vengano effettuate delle indagini e degli accertamenti ambientali in caso di recupero e di riqualificazione. Su questo, se a livello nazionale poi in futuro ci fosse la possibilità di condividere un approccio a queste situazioni, sicuramente sono casi ambientalmente di rilievo. In estrema sintesi, si spera che la nostra collaborazione a questa rete dei referenti possa portare l'esperienza su quelli che sono i pregi della nostra esperienza e i difetti. Sicuramente noi come pregi evidenziamo quello di aver previsto dei flussi di dati che consentano di non avere delle banche dati vuote, perché è quello che abbiamo trovato per esempio nelle province, bellissime banche dati in Access, fantastiche, e poi c'erano soltanto il codice del sito e la denominazione, e si andava bene l'indirizzo. Invece si spera che anche a livello nazionale si riescano a condividere dei flussi. E poi quello che è sicuramente è stato evidente fin dall'inizio è la necessità, di cooperare tra tutti i soggetti coinvolti. Più che un'esperienza di ingegnerizzazione, è stata un'esperienza antropologica quella di mettere tutti sullo stesso tavolo. Tra i difetti, sicuramente, e questo ce lo chiedono tutti, di semplificare la ricchezza dei dati, quindi io direi cercare i dati intelligenti, quelli che poi servono davvero a qualcosa, perché lo scopo deve essere creare uno strumento utile. E poi noi, ad esempio, in questa fase siamo in una fase critica in cui SISBON potrebbe morire, tra virgolette, perché se non ci viene in soccorso il regolamento annunciato dalla legge regionale che chiarisca bene quali sono i ruoli nell'aggiornare la banca dati, quindi chi fa cosa e perché, e anche quei soggetti obbligati che devono compilare la modulistica, potremmo vedere che lo strumento insomma si va a atrofizzare, e si spera che questo non succeda. E niente, quindi condividere le specifiche e le modalità di aggiornamento si spera sia il contributo che si può portare a questo gruppo di lavoro. Fine, giusto? Grazie. Allora, se ci sono fatto lunga domande su questo intervento.